L'inedito prende forma. Wikilog. Ciao a tutti, bentornati sul canale della Stileful Band. Io sono Augusto e prima di incominciare vi chiedo di lasciare un mi piace e di iscrivervi al canale. Questa settimana non abbiamo fatto altro che registrare. Abbiamo registrato i bassi, le chitarre e le voci di Woman in White, il nostro prossimo singolo che uscirà tra massimo un paio di settimane, entro la fine di luglio. Manca davvero pochissimo e del lavoro fatto finora siamo davvero davvero contenti. Per tornare al discorso che facevo settimana scorsa, e se non avete visto il video ve lo lascio qui nelle schede, non vorrei mostrarvi tanto di queste fasi di registrazione, anche perché è sempre bello quando si ascolta un brano nuovo andare a scoprire da sé certe sfumature e certi dettagli. Quindi quello che vedrete questa settimana, così come quello che avete visto la settimana scorsa e vedrete probabilmente anche settimana prossima, saranno giusto dei brevi momenti delle fasi di registrazione. Il volume di là delle lampe è suo? Una cosa che vi posso dire, che è un po' una novità, è stato l'andare a registrare le chitarre non qui, ma da Vinci, o meglio, da Tommy. Ci hanno ospitati nel loro studio e abbiamo registrato le chitarre, sia la mia traccia di chitarra ritmica, sia la traccia di chitarra ritmica di Vinci, che tra l'altro ha praticamente inventato al momento ed è stato un buon alla prima. È piaciuto subito quello che ha fatto ed è calzato a pennello all'interno del brano. Le voci invece le abbiamo registrate qui. You're my special woman, you're my dearest woman, you're my only woman you are. Per ora abbiamo registrato la traccia principale della voce, però stiamo pensando anche a qualche coro ed è probabile che settimana prossima registreremo proprio quelli. Per questa settimana vi abbiamo mostrato tutto quello che c'era possibile mostrarvi. Settimana prossima uscirà una nostra cover di Mustang Sally che abbiamo registrato giovedì scorso quando registravamo la batteria di Josué. All you wanna do is ride around Sally. È un video un po' spartano, ma lo abbiamo fatto per portarvi un po' di musica in attesa dell'inedito. E it's too late to apologize.